ragazzi, io sono Agisius e oggi continuiamo con Hearthstone. Allora, in realtà non so quando uscirà questo episodio. Oggi io avevo intenzione di fare le eroiche. Non so cosa farà la Blizzard venerdì prossimo, perché ha detto ai giocatori di tornare a vedere le ali di una Notea Karzan. Quindi non ho idea di cosa possa saltare fuori da questo. Quindi, se la Blizzard non ha in mente niente ed era solo un bluff, allora uscirà questo video sulle eroiche. Altrimenti uscirà il video fatto da Rosso, perché io in quel momento sarò via. Ok ragazzi, ma eroiche. Allora, per la prima sfida, che è il prologo, non abbiamo bisogno di nessun mazzo in realtà, perché avevo dato un'occhiata alle eroiche, scusate, colpa mia. Morose, come mai c'è un demone nella sala da ballo? Per l'appunto, il primo mazzo è fatto in automatico dal computer. Allora ragazzi, sto registrando anche senza webcam e probabilmente non so come sarà il volume della mia voce, perché la mia webcam ha una durata di 29 minuti. Se ogni volta io devo stare lì a guardare 29 minuti di questo, di quello e altre cose di questo tipo, non ce ne passa più, perché le eroiche richiedono tanti tentativi per essere fatti. Fidatevi. Madiv contro il principe Malkazar. Dov'è il mio invito? No, ancora tu. Venire via, via, via. Anzi, sì, proviamo a sostituirla. Voglio avere uno di quei due maghettini in mano. Due addirittura, sì. Non ne volevo due, però vabbè. Ok, 5 cristalli, per adesso non me ne faccio niente. Sono un principe degli Eredar. Vedo tutte le realtà, tutte le dimensioni. Mi farà piacere vederti. Ok, giocare per adesso. I 5 segreti casuali del mago li apprezzerei. Vorrei avere quello delle magie che costano zero. Rovengo dal vuoto. Anche se la situazione è un po' pericolosa, questo istante. Ehi, l'abbiamo chiamato. Allora ragazzi, si fa così. Maghettino. Vorrei essere proprio come Medivh. Direi evocazione, così ce l'ho nel mazzo. Intuito dell'arcano. Adesso tutto ci costa zero, facciamo leggendario. 5 segreti. Salve Elisan. Quella è utile, Elisan. C'è armatura, porta, va benissimo. C'è un altro leggendario. Rifacciamoci 10 armature. Salve lei, signor Marlock. Direi la pecora su lui. Non ho fatto i 5 danni magici, è vero, ma poco importa. Elisan, davvero sto turno è infinito. Cosa abbiamo? Blocco, ok, controcantesimo, duplicazione, vaporizzazione, antica speculare. Non male. Ok, no, si è rimpollato, non capivo. Mio povero Elisan, ne otterrò due per tuo dispiacere. Ciao. Sei stupido. Anche lui non è male come cazzo. Piantala di strillare! Che cattiveria! Veramente. Una moneta non va. Ma sì, passa. Lui dice passa. Peschiamo un po'. Una misteriosa, 10 armatura.
Ok, quindi evocazione. Questa bellissima carta. Ci facciamo utilizzare l'armatura di nuovo. Purtroppo non mi dà carte che fanno danno. Ecco, sminato stavolta. Applicazione, autorizzazione, area di ghiaccio, entità speculare e contrimetrismo. Non ho il blocco, ma poco importa. Però siamo a 44, quindi. Ecco, si è accanito. Fortunatamente ho una bella duplicazione. Questa ci è andata di culo, veramente. Questa non va. Quindi non pesca, non si fa armatura, il che non è poco. Però gli fa la seconda. Wow, davvero. Ok, barriera di ghiaccio e mi sa che si attiverà anche vaporizzazione. Fai 5 metri alla volta, ce la puoi fare secondo me, farne di più. Un bel infernale, no, già perché manca la testa. Allora, ok, 2, 4, 6, 7, ci stiamo. Missili arcani, portale astrale, ok. Buttiamo giù uno dei nostri maghetti. Chiamiamo un leggendario. Ma perché? Sei inutile. Pure. Adesso sei. Ok, si è riempito il campo di schifo. Molto bene, altre 10 armature, giusto perché tanto per. Vorrei essere proprio come Medivh. Rischiamo, speriamo, non in te. In te sì, in realtà, e purtroppo non riesco a farti, però. Facciamo un leggendario di nuovo. Bella lei. Non so se ha capito che devi colpirli o no, non riesco veramente a capire questa cosa. È diventato un 12, spiega in senso. Ok, senso spiegato. Urlotto c'è. Questo ha fatto male. Ok. Oh, è un 5-6 che non mi dispiace affatto. Ehi, salve a lei.
Bella! Una pirosfera che fa 20, cioè la finezza, ragazzi, la finezza. Non tiro al macello. E non volevo che questo succedesse. Potevi darmelo prima, però. Vabbè, schiamo. Anni magici, palla di fuoco. La runa misteriosa. Devo aspettare che mi salga su un maghetto bello. È vero che siamo ben forniti, eh? Dovrebbe portarmi duplicazioni in realtà, ma non è un bene in realtà in questo caso. Tutto volevo tranne che due di questi tizi. Questo invece è buono, è un 4. Ok, facciamo questo. Capisci lui, dai? Dai, niente da fare, facciamo questo. Ok, 10 armatura. Lui. Bella lì. Il problema è che non me li dà così, mi sta un po'. Sono la notte più oscura. Se mi rivenisse sulla pirosfera riuscirei a farmi 20 in più. Ok, sì, lui proviene dal vuoto, me lo schianterò contro di lui e mi evoca un demone. Wow, questa sì che è stata una morte principale. Perché, salve. Vede? Tutto previsto, tutto da piano, certo. Allora. Purtroppo devo far andare un po' di magie, un potere arcano. Sì. Sto contando le carte, ragazzi, perché voglio usare il potere di Medivh in modo saggio. Evocazione, purtroppo invece c'è andato di sfiga. Evochiamo un leggendario che vuole. Bella lei. Direi che anche l'infernale può andare a quel paese. Muori, il crepuscolo chiama. Facciamo la runa. Direi di congelare lui. A questo punto facciamo anche il leggendario. Preparati ad affrontare il potente Milausman. E perché no, un altro esito. Non mi dispiace. La notte più oscura. Cavolo, ha evocato Milausman a lampo. Questa, ragazzi, è un'inculata. Chi osa evocarmi? Ok, si è buttato via una magia e mi ha dato un 5-7. Che non è male. Adesso con una duplicazione questo, cioè non me ne faccio un tubo di. No, 2-2 con provocazione. Ma ci siamo, ragazzi, decisamente questa è un... il prologo è veramente semplice da fare, sono stato stupido io all'inizio, ma ce l'abbiamo fatta. Tornatene a casa, demone! Eccolo qua. Ti porterò con me. Beh.
però ci ha fregato. Ok. Però l'ho fatto.